Bentornati cari ascoltatori di Radio Speranza ad una nuova puntata di Benedetta tra le righe. Oggi qui in studio siamo in compagnia di Ornella Keller, scrittrice e interprete. Benvenuta Ornella. Buongiorno. Dunque, siamo qui con lei per parlare di un suo progetto, La Fata di Parasce, nato qualche anno fa, nel 2017, in una forma molto particolare che è quella dell'audiofiaba, da cui tra l'altro poi è stata tratta una rappresentazione teatrale, perché è proprio un testo che si presta ad essere letto e interpretato, e infine proprio questa estate La Fata di Parasce è diventata anche un libro edito da Simmetrie. Dunque, la prima curiosità che insomma nasce spontanea non può che riguardare il titolo di questa fiaba, ovvero la strana parola Parasce. Io vorrei soffermarmi con lei proprio su questo. Che luogo è Parasce? Parasce è una città fantastica. È costruita su un anagramma del nome Pescara. Infatti, se noi spostiamo un po' le lettere, viene fuori che è un anagramma di Pescara. Ed è una fortezza sul mare che ha una forma di stella ed è a cavallo di un fiume. Come sappiamo, la nostra antica piazza forte militare aveva una forma pentagonale, non era proprio simmetrica. E ecco, se noi sui due lati di questa piazza forte pentagonale immaginiamo di costruirvi sopra dei triangoli e viene fuori una stella, e poi se su quella stella uniamo i punti con delle rette viene fuori di nuovo un pentagono, e così via. Quindi questa trasformazione la possiamo continuare all'infinito. E Parasce è proprio questo, è una città magica che cambia, si trasforma. A volte pentagono, quindi reale, a volte onirica, e cioè stella. E immaginiamo, insomma, questa città racchiusa da alte mura, quasi fosse uno scrigno, e attraversata da un fiume trasparente che sfocia sul mare, un mare trasparente anch'esso, una spiaggia di sabbia finissima e un'aria profumata di bellezza. Qui arriva una fata, probabilmente proveniente da un paese di aria celtica, e potremmo pensare, non so, alla Scozia, e porta a conoscenza degli abitanti del posto ciò che è la danza, quasi un Prometeo che porta il fuoco. Sì, sì, carina, carina come metafora, sì. Molto carina. Insomma, anche se poi, povera fata, non... Sì. Ecco, verrà condannata, diciamo così, dagli stessi abitanti a cui ha voluto fare questo regalo. Sì. Un po' al contrario proprio della storia di Prometeo. Sì. Bene. E tra l'altro, devo dire che Parasce è un nome che mi piace tantissimo. Ah, è una parola che mi piace tantissimo pronunciare. Sa proprio di quelle cose, di quei suoni che ci piace pronunciare. Parasce mi piace tantissimo. Sì, se tu pensi, Benedetta, anche non so se ti è mai capitato di sentire le parasha ebraiche, che sono delle porzioni della Torah. Sì, che settimanalmente vengono recitate, quindi ha questa richiama, assonanza. È vero, sì, è vero, richiama, sì. Molto molto carino come unione di suoni. Bene, nel libro che è stato appunto appena pubblicato, come dicevamo prima, oltre al testo in italiano e anche al testo in pescarese, sì, diciamo così, c'è anche una traduzione inglese. Sì. A cosa è dovuta questa scelta? E allora qualcuno ha detto che se vuoi essere internazionale parla del tuo villaggio. Io aggiungo che sì, è giustissimo parlare del proprio villaggio, ma bisogna parlare in una lingua internazionale. Okay. E così ho realizzato il libro in tre lingue, quindi italiano, inglese e vernacolo. E l'ho pensato sia per un uso locale, non so, da parte delle scuole che attraverso esso possono fare delle attività di comparazione dei linguaggi, e sia per essere conosciuto a livello nazionale, quindi con l'italiano, e sia per essere portato all'estero, che è un mio sogno. Sì. Ok.
quindi scavalcare insomma un po' anche la nazionalità, anzi no, la regionalità dell'opera. La regionalità, che questo sinceramente anche questo è un pensiero che mi colpisce molto, perché io sono una di quelle persone che ama l'Abruzzo e che vorrebbe portarlo ovunque. Quindi apprezzo moltissimo questa scelta, anche perché noi proprio in Italia siamo veramente ricchi di queste leggende, di queste storie, come diceva anche lei, dal sapore un po' celtico. Quindi è giusto che vengano conosciute anche in paesi, in posti che sono completamente lontani da noi. Bene, fermiamoci però solo un istante e ascoltiamo due frammenti dell'audiofiaba che Ornella ci ha gentilmente portato, in cui sono tra l'altro certa che i nostri ascoltatori noteranno una piccola differenza proprio nella voce e nella lingua della fata, e poi li commenteremo insieme. Un gruppo di donne vestite d'abiti di cartapesta, il cui pane quotidiano era questionare sulla ballerina, risolsero con le loro alte ambizioni di aver diritto ad essere ammirate come la fata. Sostenevano di non aver nulla meno di lei. Fammi capì, che te che si chiuda no? Perché pure non imputami esse come esse? Non siamo tutti uguali intelligenti allo stesso modo? Qualsiasi cosa, se volemo, le potemmo fare pure noi. Non ci avremmo dovuto imparare a cucinare, a cucire le vestite, a camare, a fare pure le magherie. Beh, chi ci avò, ci impareremo a ballare pure noi. Tanto in dugnette sa legge e sa scrive, ci impareremo a studiare i libri della danza. Anzi, se che ti vuoi dire, ma facciamo una cosa, chiamo la casa della fata e gli chiede di impararci a ballare. Ti ragione, mo ci emo subito. Si recarono dalla fata pretendendo che insegnasse loro il ballo. Senti, mammo, ecco, fammi ti dice una cosa. Perché non giambira a ballare pure a noi? Ma la mia danza non può essere insegnata. Purtroppo nessuno di voi è in grado di imparare. Vieck, non mi fa ridere. Pristici si libri, a dove li si studiate? Camo ce li studiamo pure noi. Libri? Io non possiedo libri. Terminò la fata sorridendo e chiuse l'uscio. Ecco, abbiamo ascoltato il primo dei due frammenti e adesso ascolteremo il secondo, quindi stiamo molto attenti. L'anno seguente, sperando di incontrare il cavaliere, andò alla festa di Parasce. Confezionò lei stessa uno splendido abito color porpora e si rese più carina possibile. In effetti, più bella lo era diventata. Iemi, iemi, la figlia mia, mo prepariamo il locale e chiamiamo la festa di San Gettè. A Parasce, purtroppo, non incontrò il cavaliere, ma vide lo spettacolo di un gruppo di ballerine. Come sono brave queste donne, mi piacesse pure a me a ballare. Accanto alla fata c'erano due giovani dai ricchi abiti che parlavano fra loro. Perdonate, nobil'uomo, vengo qui ogni anno sperando di vedere la fata della collina, ma niente, forse sarà tornata nel suo mondo. Amico mio, gira voce che le donne che non stiamo vedendo ballare in realtà siano delle malfattrici, che dopo aver rubato alla fata i suoi segreti l'abbiano nascosta chissà dove. Oh mio Dio, com'è possibile? Cose che cadono a Pescara. Pescara? Che c'entra Pescara? A Pescara non è successo mai niente. Questa è la colpa delle femmine. Voi non vi potete immaginare quando vai a combinare le femmine. La fata? Eccoci qua, eccoci qua. Allora, abbiamo ascoltato questi due audio e avremo sicuramente notato tutti quanti il cambiamento nella voce della fata, nella sua lingua. Certo. Se nel primo audio lei si esprime con un italiano veramente puro, molto,
molto, anche molto leggiadro, con un bel tono molto leggiadro. Nel secondo audio invece prende proprio il dialetto. Sì. Quindi questo ci fa pensare che in effetti questa fata, dopo che ha incontrato le donne di Parasce, sì, che sfortunatamente, insomma, l'hanno, per invidia, l'hanno catturata, le hanno rubato il segreto della danza e infine le hanno cancellato la memoria, l'hanno anche trasformata un po' in una sorta di semplice compaesana. Esatto, sì. E questo diventa una cosa positiva, perché lei prende proprio una personalità nuova, quindi il fatto che lei possa parlare questo dialetto, tra virgolette, perché alla fine è solo un'intonazione, sì, non è che dice dei termini, sì, specifici. E questa cosa in realtà la va ad arricchire, la porta a conoscere anche degli aspetti nuovi di se stessa. Questo viaggio nel terreno, ecco, nella materialità di questa città e di questi personaggi che sono sicuramente molto diversi da lei. Lei poi, quando arriva, infatti all'inizio ha questo linguaggio molto particolare e preciso, proprio perché lei è un po' aristocratica, un po' altezzosa. Ah. Poi questo cambiamento, questa scoperta dell'umiltà la arricchisce, la fa diventare una persona nuova. Proprio qui c'è appunto il viaggio dell'eroe, di cui parleremo dopo. Eh sì, esatto, infatti sì, sarebbe proprio il momento di fare questo assist, sì, e di portarci a parlare invece di quello che è il significato nascosto dietro questa fiaba. Sì. È un nuovo viaggio dell'eroe, è una nuova avventura che mi sono inventata, dove c'è un eroe che attraversa tante vicissitudini per arricchire e migliorare se stesso. E il viaggio dell'eroe è il percorso che ogni protagonista di un mito, di una fiaba o di un romanzo attraversa per giungere al compimento del suo destino. Di questo ce ne parla bene Joseph Campbell, che fu il massimo esperto di mitologia mondiale e studiò i vari miti e fiabe di tutto il mondo. E si accorse, appunto, studiando tutte queste cose, che esiste sempre una struttura comune tra tutti questi miti e fiabe, e una struttura realizzativa per il protagonista, che permette al precedente sé di disintegrarsi e al nuovo sé di formarsi. A grandi linee possiamo riassumere il viaggio dell'eroe in questo modo. Si inizia con un prologo, dove si presenta una situazione di partenza e dove appare l'eroe. Poi c'è la fase della peripezia, cioè del progresso, dove il protagonista si mette a confronto con altri personaggi antagonisti e quindi compare l'ostacolo che poi lo porta, non volendo, a compiere un'avventura. Insomma, un inciampo che destabilizza l'equilibrio iniziale. E poi c'è l'epilogo, la conclusione, dove appunto l'eroe è cambiato e ha acquisito la sua esperienza. Ok, e questo è quello che succede poi, sì, alla fine, esatto, della storia. La fata è tornata ad essere lei, ma sì, arricchita di un bagaglio di esperienze nuovo. Sì, sì. E non solo, perché nel frattempo lei troverà anche l'amore. Esatto. Quindi, sì, insomma, un lieto fine, un lieto a tutto fine, tondo. A tutti gli effetti, sì. Bene. Allora, a questo punto io, cari ascoltatori, vi ringrazio di essere stati in nostra compagnia, ringrazio Ornella Keller di essere venuta da noi a grazie parlare a della fata di Parasce, e vi auguro un buon proseguimento di giornata con la programmazione di Radio Speranza, e noi ci vediamo fra due settimane con la prossima puntata di Benedetta tra le righe. Ciao! Ciao!